Salve! Lei è... Come fa a sapere chi sono io? Dicevo, lei è... Era una domanda! Ah, una domanda, bene. Mi chiamo Vittorio. Vittorio Emanuele. Terzo. Ha dei bagagli? No. Abbiamo libero l'Oculus 7. Ah, 7. Come i 7 nani. Oggi è proprio il mio giorno fortunato. Senti, cinese, ti prometto che avrai tutti i tuoi soldi il più presto possibile. Di sol? No! Comia! Non ci mosia! Soldi? No, amico, non ci siamo. Quello è un problema più tuo che mio. Però... Voglio venirti incontro. Lo vedi questo? Questo è un bussolotto a forma di nano. Giumbolo o gongolo, come cazzo si chiama. Tu non devi fare altro che consegnarlo ad una persona che lo sta aspettando. Tutto qui. Basta che non lo perdi mai di vista. Neanche per andare a pisciare. E che non lo apri. Ma tu non sei curioso, vero? In cambio i tuoi debiti saranno annullati. Davvero? Dici sul serio? Lo sai, sono un uomo di parola. Sì? È dalla hall. C'è una persona che desidera parlare con lei. Con me. Ma chi è a quest'ora di notte? È una donna. Che fa? Viene? Quando sento la parola donna, io vengo subito. Purtroppo. Ciao. Mi chiamo Bianca. Prima ti avevo notato e... Non credi che questo posto sia un po' troppo triste per starsene da soli? Perché non beviamo qualcosa insieme? Solo se di cognome metti neve. Potremmo andare nel locale dietro l'angolo. Aspettami un momento. C'è una cassetta di sicurezza qui? No. Se vuole può lasciare a me. No. Aspetta un minuto. Che ci fai da queste parti? Beh, diciamo che sto per concludere un affare. Sai, lavoro per conto della Disney. E tu? Io non faccio niente. Oh oh! Il genere di donne che preferisco. A parte gli scherzi, io non lavoro perché il mio uomo non vuole. Sai, è molto geloso. Infatti non sa che mi trovo qui adesso. Beh, allora possiamo tornare in motel, così ci chiudiamo in stanza e nessuno potrà vederti davvero. La bambola, ci avrete fatto caso, aveva due gambe da gazzella, due occhi da gatta e un cervello da gallina. Se poi ci aggiungiamo la borsetta di coccodrillo, il quadro è completo.
A quel punto pensai che solo della scimmia non aveva nulla, e allora magnanimo le diedi la banana. Ed ora non ho sonno. Esco. Adesso fai quello che ti dico io. Aspetta un attimo. Io non ti conosco, che cosa vuoi da me? Diciamo che mi serve un passaggio. Sei l'unico fesso in giro con questa cazzo di città. E adesso io ti Krabs. Tu, Mario! Sono onorato che voi vogliate difendere i miei diritti, ma essere manager non vale la vita del signor Krabs. Taci, stupido! Krabs ha rubato la mia corona, che ora si trova a Shell City. Ecco perché deve morire. Non è un po' drastico uccidere qualcuno per una corona? Tu non vuoi capire. La corona è il simbolo della mia legalità e autorità. E ha detto tra me e te... Sto perdendo i capelli. Oh, vostra maestà, sono sicuro che voi non del... Va bene, va bene. È finalmente arrivato il momento di aprire la serata. Il gran finale. Il tocco di classe di un vero maestro del intrattenimento. Preparatevi ad applaudire il grande e inimitabile Squiddy. Stronzo, fatti sentire malizzata, vai. Prendi un po' il cofano, apri il cofano della macchina, apri il cofano della macchina, ma muoviti. Ma che c'è? Ma vai lì dentro, vai lì dentro. Ma non ci voglio andare dentro. Vai lì dentro. No, no! Billy, in che guaio ti sei cacciato? E ora che si fa? Intanto dammi le chiavi della macchina. Adesso io mi vado a fare una passeggiata con sto mammolo. Tu non ti muovi da qua. Cazzo hai combinato stavolta? Pensavo che mi volessi uccidere. Ma che cazzo è sto stronzo? Chi l'ha mai visto? Dai, dai, ti riporto a casa, vieni. Grazie per avermi salvato la vita, Big Ben. Ma in che cazzo di guaio ti sei cacciato, eh? Che ci fai qui? Io ho qui da qualche mese. Mi sono messo con una diva strana. Abbiamo litigato proprio stanotte e se n'è andata. Maledetta Bianca. Io non faccio niente. Il fatto è che è una tipa strana. Ma se la trovo. Se la trovi? Ma non lo so. A volte penso che sia una gran puttana. Ma io l'amo.
E te che mi racconti? Ma niente. Uno mi ha dato un lavoro da fare. Ok, cinese, ci sto. Dimmi a chi devo consegnarlo e consideralo già fatto. Arnold, del campus Meleide. Tlo almeno del Zog. Eh? Altro nome del cazzo. C'è un palco. Hai presente? Sì. Troverai un tizio che fuma seduto sulla terza panchina lungo la stradina. Tu lo aggiungi e gli domanderai: scusi, ad accendere? E lui ti risponderà: mi dispiace, ho smesso di fumare qualche anno fa. A quel punto tu lasci la statuetta e te ne vai. E dov'è la fregatura? Sembra tutto troppo facile. E lo è. Nessuna fregatura. Tu consegni e io annullo il debito. Nano. Svegliata la merda, eh? Sono stronzo. Che cazzo vuoi? Entri a casa mia. A casa mia entri. Che cazzo sei? Dimmelo. Non parli, eh? E perché questo? È questo? Chi cazzo sei? Non avevo mai visto Billy così. Avrei potuto fermarlo, ma avevo una missione da compiere. Questo è un bussolotto a forma di nana. Tu non devi fare altro che consegnarlo ad una persona che lo sta aspettando. E se ci fosse una bomba? Se fosse un'arma per togliere di mezzo il fesso della panchina che magari ha fatto uno sgarro al cinese? Ecco perché l'ho affidato a me l'incarico. Perché non gliene frega un cazzo di me. Oppure è sicuro che non resisterò e lo aprirò. Forse è me che vuol far saltare in aria. Non è possibile. Anno del campus Meleide. Troverai un tizio che fuma seduto sulla terza panchina lungo la stradina. Tu lo aggiungi e gli domanderai: scusi, ad accendere? E lui ti risponderà: mi dispiace, ho smesso di fumare qualche anno fa. A quel punto, tu lasci la statuetta e te ne vai. È filato tutto liscio, cinese. Ho consegnato Brontolo al tipo e sono andato via. Ma perché mi guardi così? Ti assicuro che ho fatto quello che mi avevi detto. Lo sai chi è questo? No che non lo so. Come faccio a saperlo? Io questo non l'ho mai visto. Questo è l'uomo a cui avresti dovuto consegnare la statuetta di Stronzolo! Ma il problema è che lui la statuetta non l'ha mai ricevuta. L'abbiamo ritrovato all'alba di oggi, a pochi passi dalla panchina, a terra e con la zucca spaccata. Solo per un pelo, ora non sta a suonare l'alba, tra le nuvole. Ma io ti giuro che ho lasciato lì il nano. Nano. È stata la mia ultima parola.
Scusi, ad accendere? Mi dispiace. Ho smesso di fumare qualche anno fa. Dove ho sbagliato? Ma sì. Ma dei bagagli? Il portiere. È stato lui, quel figlio di puttana. Che ci fai da queste parti? Anzi no. Bianca. Quella santarellina magari sapeva tutto. Nessuna fregatura. Tu consegni e io annullo il debito. Diciamo che mi serve un passaggio. Adesso sto aspettando il momento in cui devo andare da un tizio a cui devo consegnare questo nome. Saranno almeno 10 anni, vero? Ok. Grazie per avermi salvato la vita, più bella. Prima ti avevo notato. Scusa, ho guardato giù. Salve!